Questo video decisamente non è approvato da Cristiano Ronaldo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dall'intro e anche dal titolo, oggi assaggerò per voi qualche Coca-Cola a gusti un po' particolari che difficilmente si trovano in Italia. Direi di non stare qui tanto a girarci intorno, partiamo dal primo gusto, quello forse un pochino più classico perché parliamo della Coca-Cola al limone. Peraltro questa qui l'ho trovata soltanto zero zucchero, che quindi non è neanche così male in teoria dal punto di vista della salute. Vi faccio vedere giusto velocemente la confezione della lattina. Appunto vedete che zero zucchero al limone, sullo sfondo della scritta Coca-Cola c'è appunto stilizzato un limone. Vi faccio vedere le informazioni nutrizionali e anche un pochino gli ingredienti. Andiamo ad aprire. Dal profumo sembra una Coca-Cola normalissima. Bicchiere, solito bicchiere. Ok, sta facendo un bel po' di... Ecco, io non so, non riesco mai a versarla decentemente. Sembra forse leggermente più chiara rispetto a una Coca-Cola, tra virgolette, normale. Assaggiamo. C'è un leggerissimo retrogusto di limone rispetto alla Coca-Cola normale, secondo me non è niente di che, diciamo così. Può essere un'alternativa, sì, ma per quanto mi riguarda, meglio la Coca-Cola normale. Altra lattina, Coca-Cola al lime. Non dovrebbe discostarsi molto dal gusto della precedente. Vi faccio vedere ovviamente la lattina come al solito. Vedete appunto c'è scritto Lime Taste. C'è una fettina di lime con appunto sopra la scritta Coca-Cola. In questo caso non è senza zucchero. Vi faccio vedere appunto le informazioni nutrizionali e anche gli ingredienti. Andiamo ad aprire. Questa qui già dal profumo sembra un pochino più fruttata, diciamo così, rispetto all'altra che non aveva nulla di particolare. Bicchiere, vediamo se riesco a fare disastri anche con questa lattina. Ok. Ok, come vedete anche qui il colore ormai sembra un pochino meno intenso rispetto alle Coca-Cola, quelle normali. Assaggiamo. Questa qui addirittura sembra quasi sgasata, non so perché, ma magari è colpa della lattina, però il sapore del lime si sente decisamente di più rispetto all'altra. Quindi diciamo che la preferisco, nel senso che se devo prendere qualcosa ad un gusto, preferisco che si senta, che non sia leggero leggero. Quindi approvata in questo caso. Terzo e ultimo gusto, bottiglietta in questo caso, l'ho trovata solo in bottiglietta di plastica purtroppo. Coca-Cola alla ciliegia. Vi faccio sempre vedere la confezione. Ricorda un pochino la lattina di Coca-Cola al lime perché vedete appunto c'è una bella ciliegia con la scritta Coca-Cola. Vi faccio vedere un pochino gli ingredienti, sono scritti piccolini, spero che si riescano a leggere e anche le informazioni nutrizionali. Direi quindi di andare ad aprire. Spero di non averla agitata troppo. Ok. Qui, anche in questo caso, il profumo si sente moltissimo, appunto il profumo di ciliegia che arriva dalla bottiglia. Andiamo a versare. Questa sembra addirittura più chiara rispetto alle altre dal vivo, non so in camera come possa risultare. Assaggiamo.
Ok, inizialmente non si sente tantissimo la ciliegia, però arriva dopo, diciamo così, quindi è un po' una via di mezzo tra le due che ho assaggiato prima. Quindi, se mai dovessi fare una classifica, la prima è quella al lime, la seconda è questa qui alla ciliegia, che ha un gusto forse un pochino più particolare, mentre la terza è quella al limone, che appunto non era particolarmente saporita. Quindi ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante e utile nel caso voleste provare qualcuna di queste bibite. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like e scrivetemi in un commento se le avete trovate e provate queste bibite o se nel caso il video vi è stato utile. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Vi aspetto principalmente su Instagram e su TikTok, dove sono un pochino più attiva rispetto appunto agli altri social. Non mi resta che chiudere il video come al solito dicendovi: Have a nice life!